Azienda di Cosmo di Russo, che oltre a produrre le sue buonissime splendide olive e i suoi patè, produce anche un olio ottimo. E diciamo innanzitutto che è un olio fatto da oliva itrana, giusto? Assolutamente sì. E dunque, che particolarità c'ha questa oliva? Come lavori l'olio? Nel momento in cui andiamo a raccogliere l'oliva bianca, quindi il periodo di ottobre-novembre fino a Natale, oltre all'oliva bianca si fa anche l'olio extravergine d'oliva. Okay. È un olio che si presenta al palato in una maniera molto equilibrata, nel senso che ha una componente di amaro e piccante contenuti, una importante componente di profumo, soprattutto erbaceo, di erba falciata, di oliva fresca, quindi facilmente abbinabile a vari piatti. Un olio leggero o qualche volta anche medio, che si abbina soprattutto a legumi, a insalate, un utilizzo prevalentemente a crudo, in modo tale che non viene snaturata la sua componente di profumi e di alta qualità. E quest'anno abbiamo vinto anche il premio come miglior olio del comparto degli Aurunci al concorso provinciale. Dove si può trovare l'oliva itrana solamente in questo territorio? No, l'oliva itrana in realtà ha uno sviluppo abbastanza ampio, nel senso che all'interno della provincia è molto presente. Parliamo della provincia di Latina. Provincia di Latina. Però al di fuori del nostro territorio attecchisce con una certa difficoltà. Dunque, diciamo che come indici fondamentali per valutare un olio. Sicuramente dopo che è stata fatta una corretta analisi chimica per valutare il grado di acidità, quest'anno noi abbiamo avuto un'acidità che andava dal minimo di 0,9 fino a un massimo di 0,34, quindi un'acidità in olio abbastanza contenuta. 0,09, sì. Quindi dopo una corretta analisi chimica c'è bisogno di passare all'assaggio, e solo se sono presenti in maniera cospicua il piccante e l'amaro, allora si può stabilire la qualità dell'olio in base ad una scala, diciamo. E nella qualità dell'olio, per la qualità dell'olio, quanto influisce il metodo di lavorazione e la lavorazione? Il metodo di lavorazione è fondamentale, influisce grandemente. Noi raccogliamo le olive in serata, andiamo al frantoio, quindi entro non le 24 ore come viene prescritto, ma proprio entro dalla mattina che raccogliamo alle 8, alle 6 siamo al frantoio, quindi non sono passate neanche 12 ore dal momento della raccolta. Andiamo al frantoio, il frantoio deve essere un frantoio che lavora in maniera molto pulita, quindi la pulizia prima di tutto, altrimenti l'olio, che è una spugna, assorbe i cattivi odori delle partite precedenti. Ovviamente deve essere un frantoio che fa arrivare solamente olive di alta qualità, quindi olive non rovinate, non raccolte a terra. E ovviamente frantoi innovativi, insomma, di nuove generazioni. Ma infatti, a proposito di nuova generazione del frantoio, quando si parla di spremitura a freddo, cosa si intende? Il problema dello spremuto a freddo in realtà è un falso errore, nel senso che premuto a freddo si intende il frantoio tradizionale. Ah, ok. E in realtà oggi come oggi è difficile trovare dei frantoi tradizionali, cioè quelli a presse, che siano in grado di fare un prodotto di alta qualità, anzi, nella maggior parte delle volte rischiano di rovinare il prodotto. Invece si parla ormai, fortunatamente, da qualche anno di estratto a freddo, cioè utilizzando un frantoio con la centrifuga, i frantoi moderni come il decanter, che hanno la possibilità di regolare la temperatura al di sotto dei 27 gradi, come noi abbiamo la certificazione di lavorazione, al di sotto dei 27 gradi è estratto a freddo. Bene, e questo si nota nell'olio? Cioè si nota quando un olio non è estratto a freddo, non riesce a percepire i profumi, non riesce a percepire le giuste componenti di piccante amaro, diventa esclusivamente un grasso privo di profumi e privo di contenuti in polifenoli, perché è molto delicata l'estrazione, quindi deve essere fatta nella maniera adatta per valorizzare e non rovinare il prodotto. Ci vuole veramente poco. Cioè, quali sono i nemici dell'olio? Una volta realizzato un prodotto di alta qualità è bene conservarlo anche bene. I nemici dell'olio sono la luce e la temperatura. Quindi noi infatti nel nostro stoccaggio abbiamo dei contenitori che sono
con dei coperti con camere d'aria, quindi crea una sorta di sottovuoto per evitare l'ossidazione, e ovviamente è uno stoccaggio a temperatura controllata. Meglio si mantiene e più si prolunga la sua vita. Mediamente quanto tempo si mantiene l'olio? L'olio nel momento mantenuto in cui viene realizzato può essere confezionato e mantenuto per 18 mesi. L'ideale, a mio parere, è comunque quello di, non solo a mio parere, ma comunque quello di consumarlo entro l'anno. Ovviamente i primi mesi sono quelli in cui più se ne consuma e più si ha una reazione proprio quasi farmacologica. Invece per quanto riguarda i colori dell'olio, che ci dici? Il colore dell'olio dipende prima di tutto dalla tipologia, nel senso che il colore dipende prima di tutto dalla tipologia dell'oliva, quindi dalla cultivar. Ogni cultivar ha un colore suo che esprime. Come cultivar, per i nostri amici non sono esperti, intendiamo la varietà dell'oliva. La varietà dell'oliva. Poi ovviamente dipende dal momento in cui andiamo al frantoio, perché più acerba l'oliva e più viene verde ovviamente. Poi dipende dalla tipologia di frantoio, ci sono i frantoi che riescono a estrarre più clorofilla, un olio più verde, e frantoi che estraggono meno clorofilla, quindi l'olio viene più giallo. Oltre a quello c'è comunque il metodo di mantenimento, il metodo di stoccaggio. Meglio si preserva e meglio l'olio mantiene il suo colore originale. Detto questo, il colore non è un indice di qualità esclusiva dell'olio. Sicuramente se io ho fatto un olio che inizialmente era verde, rischia di essere attaccato dall'ossidazione dalla luce se è esposto al sole. Quindi più è verde un olio e più deve essere protetto. Per questo abbiamo anche le bottiglie dell'olio che sono... Ovviamente sono UV. Sono UV. Proteggono dai raggi ultravioletti. Dai raggi ultravioletti. A proposito di proprietà organolettiche, quali sono quelle dell'olio, le principali? L'olio viene comunemente inteso come un grasso che viene utilizzato in cucina per condire o comunque per cucinare. In realtà è qualcosa in più, nel senso, quando è all'interno di questo prodotto, quando viene fatto in maniera adatta, quindi con alta qualità, ebbene in questo caso all'interno di una bottiglia di olio abbiamo un alto contenuto di polifenoli, di vitamina E, di antiossidanti e un farmaco dentro casa. Beh, perché i polifenoli sono importanti sono batteri radicali liberi per combattere l'invecchiamento, quindi un olio in sé per sé più ricco di polifenoli e più è lunga la sua vita. Quando lo andiamo a ingerire diventano dei protettori della nostra vita, quindi preservano il nostro organismo, lo fanno vivere meglio. Detto questo sull'ottimo olio dell'azienda agricola di Cosmo, e non ci resta che riempire queste bottiglie e assaggiarlo nei nostri piatti per esaltare i gusti dei nostri cibi. Allora, grazie Cosmo, non ci resta che far assaggiare questi prodotti agli amici della Chiappa.